Buongiorno, sono Barbara Furlan, psicologa, e sono la responsabile di Alzhauser Caffè Saronno, un progetto ormai una realtà da anni, promosso da Hauser Saronno, che offre uno spazio per le famiglie e per le persone che soffrono di Alzheimer o di altri tipi di demenza. Dal 2006 noi offriamo due pomeriggi, il martedì e il giovedì, di incontro, di attività a persone che non riescono più a inserirsi nei loro contesti abituali perché non ricordano, perché fanno fatica a fare le cose e che quindi restano a casa da sole, perdendo ancora più in fretta quelle capacità che potrebbero mantenere un pochino di più allenandole. Loro non ne hanno voglia da soli, non ne hanno voglia con chi è più bravo di loro, con chi fa fatica a tenere il loro lento passo tutti i giorni per tutto il giorno. Ecco che venendo da noi incontrano persone simili a loro e se siamo tutti un po' imbranati fa niente essere imbranati, allora ci torna la voglia di fare. Un giorno facciamo musicoterapia, un giorno facciamo danza, movimento, terapia, un giorno prepariamo da mangiare qualcosa tutti assieme e lo mangiamo, un giorno ci beviamo semplicemente un caffè. Intanto passiamo il tempo assieme e diamo un valore al nostro tempo, torniamo la sera a casa un po' più sereni, non ricordiamo cosa abbiamo fatto, ma sappiamo, sentiamo che siamo stati bene. Per i familiari invece c'è uno sportello dove potete venire a chiedere informazioni su come gestire questa persona ormai difficile da riconoscere, che ha tanti bisogni ma non sappiamo bene quali, su come chiedere aiuto ai servizi sociali, l'invalidità, la legge 104 per poter stare a casa qualche ora a occuparvi di loro. Potete partecipare a un gruppo d'autoaiuto, conoscere altri familiari che hanno lo stesso tipo di problematiche, scambiare impressioni, conforto, accorgervi che non siete soli. Potete venire a chiederci se avete bisogno di una mano, di una badante, ma non sapete di chi fidarvi perché io devo mettere una persona in casa con qualcuno che non si ricorderà com'è stato, che non potrà dirmi cosa ha fatto. Beh, altri familiari li hanno provate prima di voi, noi li abbiamo conosciute, non sarebbero delle complete sconosciute. Quello che offriamo è questo. Per fare questo completamente in modo gratuito usiamo tanti volontari e se anche qualcuno volesse venire a darci una mano abbiamo anche bisogno di volontari, grazie.